Ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per registrare il video dei miei regali di compleanno. Per chi non lo sapesse, il 26 giugno è stato il mio compleanno e ho fatto 13 anni. Appunto, oggi voglio mostrarvi i miei regali. Allora, partiamo subito dal primo regalo che ho aperto, che mi è stato regalato da una mia compagna che saluto. Ciao Giada, e mi ha regalato l'acqua profumata, questa di qua che ha un odore bellissimo, e il sapone perché evidentemente facevo puzzare, no scherzo. E comunque li ha presi tutti e due all'Avon, sì, perché c'è scritto. Quindi se li volete prendere anche voi, li trovate all'Avon. E comunque sono veramente tutti e due profumatissimi, hanno un odore bellissimo. Poi mi è stato regalato sempre da una mia compagna, che saluto sempre, ciao Alessandra, questo top bellissimo che adoro, cioè è veramente stupendo, e questo pantaloncino, che vabbè non ne parliamo perché è la vita questo pantaloncino, ed è bellissimo, li ha presi tutti e due da Terranova. Come vedete c'è scritto qua, quindi non me lo sto inventando. E niente, sono bellissimi, io li amo, sia così il pantaloncino che il top, veramente. E poi la taglia l'ha azzeccata, incredibile ma vero. Poi passiamo avanti. Aspettate un attimo che... Il prossimo regalo che vi faccio vedere è questo zainetto di qua, che me l'ha regalato sempre la mia compagna. Ciao Morena. E niente, è bellissimo, è in pelle, finta pelle, non so quello che è. Tutto nero, con la cerniera qua davanti. Ed è molto grande perché c'entra un sacco di cose. Ah niente, lo amo, lo sto utilizzando davvero tantissimo. Me lo porto ovunque da quando me l'hai regalato. Ok, poi il prossimo regalo che ho ricevuto e che ora vi mostro è questo di qua. Me l'ha regalato mia cugina, che è il CD di Rama. E insieme a questo mi ha regalato anche il pass per andare a incontrarlo alla Feltrinelli. Wow, incredibile, davvero bellissimo, non vedo l'ora. Perché io amo il Rama, cioè ragazzi, è il mio idolo, cioè è fantastico il Rama. Chi è che non ama il Rama? Comunque, vabbè, questo è il CD. E infine il regalo di mia sorella, che mi ha fatto penare tantissimo per questo regalo, cioè... Ogni volta che gli dicevo, Grizia, mancano meno 4 il mio compleanno, meno 4, lei mi diceva, io già ti ho comprato il regalo, io già ti ho comprato il regalo, e quindi mi faceva impazzire perché mi stavo spingendo tantissimo per capirlo, però non l'ho capito. E comunque è questo di qua, che è un bracciale della Kidult, non so se si pronunci così, non lo so. Ed è questo di qua, l'ho messo qua dentro per farvelo vedere a voi. E niente, questo bracciale di qua con scritto, se magari mettesse a fuoco, va bene, lo mette a fuoco con scritto My Little Princess, è il disegno di una bambina. Aiuto, lo faccio vedere. Forse si vede un poco così, vabbè, comunque è fantastico, lo amo. Quindi ora me lo rimetto subito. Sempre se ci riesco. Prima ci dovrei riuscire. In teoria. Ma in pratica non lo so. Allora. Bene ragazzi, non ci riesco più. Incredibile. Cioè. Allora, calma Priscilla, calma. Calma e sangue freddo. Alleluia, 2 anni dopo finalmente sono riuscita a metterlo.
niente, poi gli esteri miei parenti mi hanno regalato dei soldi per comprarmi i vestiti e quello che voglio. Comunque niente, questi erano tutti i miei regali di compleanno. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel mi piace, un bel commento e iscrivetevi al canale. E niente, ciao!